Siamo qui quest'anno nella piazza in cui solitamente viene fatta la bigolada. È un po' triste la situazione perché mancano i paioli, manca la gente, manca la manifestazione in toto. Però la tradizione deve continuare, la speranza anche, quindi è stata una bellissima iniziativa quella della Proloco di organizzare i bigoli da asporto e c'è stato un grande riscontro da parte dei ristoratori e da parte di volontari della Proloco e anche altri volontari del paese che porteranno i bigoli a casa. Dico che è stata una bellissima iniziativa perché le persone hanno aderito con entusiasmo, sia perché per noi la bigolada è una tradizione che deve continuare malgrado il Covid e poi anche perché le persone hanno capito lo spirito dell'iniziativa, che è quello di aiutare anche i ristoratori in questo momento di difficoltà. Quindi noi aspettiamo il 2022 con grande interesse e grande speranza. Una bigolada diversa, una bigolada che unisce il paese in modo diverso, non nella solita e storica piazza, ma a casa dei cittadini grazie ai ristoratori e l'impegno di tanti volontari. I fuochi non ci sono, i fuochi sono spenti, sono tutti in magazzini, ma il calore delle telefonate rispetto ai ristoratori e quelle che sono arrivate alla Proloco sono state fantastiche, ci hanno riempito il cuore. Siamo emozionati per questo. E continuiamo e il prossimo anno speriamo di farla in modo consono come l'abbiamo fatto. La tradizione si sa a volte è anche innovazione, abbiamo cercato di fare un qualche cosa di diverso. Grazie e al prossimo anno.